terra che un dì la camorra fiorì di giovani corrier. Il gran boss morì senza eredi e così agognaron tutti al poter. Soltanto un prodigio poté salvare il cartello da guerra e distruzione. Fu la canna nella roccia che imbellì laggiù. Sotto il filtro in lettere d'oro erano incise queste parole: chiunque estrarrà la canna da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re della fattanza. Sebbene molti avessero provato con tutte le loro forze, nessuno era riuscito ad estrarre la canna e nemmeno a fumarla. Così il miracolo non era avvenuto e il cartello era ancora senza un boss. E con il passare degli anni, la canna prodigiosa fu dimenticata. Mi sono dovuto nascondere nella foresta per non farmi trovare dalla dia. Il ragazzo in questo pozzo è in ritardo con la consegna. Ma gli devo andare a parlare. Hai finito con la metanfetamina? Voglio vedere i miei genitori. Porca puttana, vaffanculo. Ma io lo detrarrò dallo stipendio. Se ne avesse uno. Adesso che c'è? Lasciami andare, pervertito. Stupida catena sadomaso. Cazzo, sono tutto bagnato, porca puttana, che c'ho pure ospiti. Oddio. Molto bene, figliolo, mettiti comodo che parliamo d'affari adesso. Scusi per il ritardo, signore. Ma sta tranquillo. Dunque, io mi chiamo Merlino e sono un fornitore. Mi stai ascoltando? Questo è il bong più strano che abbia mai visto. Lo vuoi provare? Niente male, vero, figliolo? Beh, ora che siamo fatti, parliamo d'affari. Però siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci. Vabbè, dai, ti vedo concentrato, bene. Dunque, ragazzo, io sono un fornitore. Un camorrista. Un boss mafioso, insomma. Io faccio concorrenza al cartello messicano. Oh, allora potreste darmi tutta la droga che voglio. Diciamo di sì. Vuoi della cocaina? Oh, sì, signore. Per favore. Molto bene. Coca? Coca? Oh no no, che maniere sono queste? Si serve prima agli ospiti, lo sai bene. Avanti. Di quando basta. Basta. Dunque, hai familiarità con gli spacci per strada? Oh sì. Mio cugino Caio è un pusher di primo livello. Spesso mi usa come corriere per la droga, infatti sono finito dentro un paio di volte. Oh, bene, bene, questo è... No, questo non va bene, non puoi avere la fedina sporca. Devi mollare tuo cugino subito, vedi? Solo con me puoi fare i soldi veri. Tu e io possiamo mettere su un impero. Basta, basta, quanta cazzo ne metti, basta! Ma porca puttana, non sai quanto mi costa produrla. Ragazzo, vedi, tu non puoi fare i soldi. Tu non puoi fare i soldi senza di me, capisci? Oh, se lo dice lei, signor Gandalf, volevo dire Merlino. Dunque, da adesso sarai il mio corriere. Ma io devo tornare da Caio. Stasera mi presenta ai suoi amici. Oh, in questo caso possiamo iniziare a farci dei clienti abituali che spargano la voce. Sta a vedere, ragazzo. Questo ti piacerà.
Igitus figitus ganja kazè. Prestate attenzione tutti a me. Dobbiamo sloggiare da qui avanti? Su, su, su. No, non tu. Prima le ricette di Matt, lo sai. Cannabis, ecstasy, oppio e poi crack. Bamba, hashish, pillola. Se ciascun si stringerà, un posto tutto si troverà. LSD, metadone, ganja, tutto nella borsa. Marijuana, la morfina, cocaina, mescalina, allucinogeni in gran quantità. Ehi, fermi, che cazzo fai? Senti, zuccheriera, hai rotto le palle solo perché non ho un altro contenitore per la coca che non ti ho ancora buttato. E ora ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto? Allucinogeni in gran quantità? Ah, sì, giusto. Domeroina, funghetti e CD. Tutto quel che serve qui. L'anfetamina ce la faremo bastare e non mi farò arrestare. Porca mia, hai dimenticato la chetamina? Sì, adesso ce la faccio stare, aspetta. Dudri, guarda come sono fatto adesso. GHB, cannabis e poi crack, crystal meth, canapa, LSD, chetamina, ganja, tutto nella borsa. Au! Speriamo non ci fermino i caramba. Sì, per oggi direi basta con le droghe. In effetti, una volta i pulotti mi hanno fermato, ma tenevo tutta la roba qui dentro e quindi li ho fottuti alla grande. Ma è pazzesco, signore! Sì, l'ho fregata Mary Poppins tempo fa. Ma non azzardarti ad andarglielo a dire, altrimenti ti bastonerò fino a farti sputare sangue. Siamo intesi? E io sono ancora tutto fatto, non ho capito niente. Ma è meglio così, almeno non dovrò ripeterti tutto da capo. Ma porca... Mannaggia il cazzo! Oh, una sciarpa barba! E tu che cosa ridi con quella faccia da sberle? Prendiamo la mia auto. Spero di aver rimesso la targa. Se ci fermano siamo nei guai. Dove cazzo si è cacciato? Dove cazzo si è cacciato? Ho mandato il mio corriere personale in giro a spacciare e ancora non è tornato! E tu che cazzo stai facendo? Sto mangiando un pollo, fra poco un rave! Dannazione, qui si parla di soldi! Io sono il più grande camorrista d'Inghilterra! Porca puttana, se penso a tutti quei soldi e quella droga buttati al vento! Oh, mi stuprano! Sì! Sì! Devi avere della cocaina in faccia! Sta a sentire tu, io ho 11 carichi di meth pronti a partire e tu te ne vai in giro a sballarti con i vecchi! È proprio così, signore! Beh, questo non va bene, avrai 4 cinghiate sul culo per il ritardo e niente bong per un mese! Presentati al cuoco! Ma signore, un mese sembra troppo! Ah, non rompere i coglioni, ragazzo, sparisci! Questi ragazzi... Prima ti dicono che hanno bisogno di soldi e poi quando gli offri un lavoro se ne sbattono altamente. Adesso ho bisogno di picchiare qualcuno. Io sono un gufo cocainomane. Oh, buon per te. Volevo dire, e tu chi sei, vecchio? Io mi chiamo Merlino e questo è il mio uccello. Lo uso come corriere per la droga. Un uccello per la droga? Ah sì, questa è buona. Secondo me... Tu all'aeroporto metti la droga nel culo. Tu sei un pusher, vero? In realtà sono un camorrista. Ed effettivamente sono il fornitore più potente del mondo. Non dire cazzate, ti prego, mi piscio addosso. Beh, ve lo dimostrerò. Igitus, figitus, ganja kazì, coca e bamba, correte qui! Cazzo! Il mio sogno si sta avverando! Bene, sono felice, ma ogni grammo ti costerà un bel po'. Non scherzi! Caio, guarda! Quanta bamba che esce dal soffitto! Manco Hogwarts! Lasciamene un po'! Va bene, Martino, a questo punto mi sta iniziando a costare un bel po'. Brrr, mandala via, ti prego! Alla ganja! Io...
Io immagino che tu abbia molta concorrenza al mercato nero. Oh no, 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 sono ancora all'inizio della mia carriera. Il mio obiettivo intanto è comprarmi una PlayStation 5. Ed è per questo che sono qui. Vorrei entrare in affari con voi. Toglitelo dalla testa! La mia pancia da birra parla da sola. E se tu hai intenzione di mandare a cagare la mia attività, ti consiglio di andartene a fanculo. Per mille canne. Caio, se n'è andato. Beh, papà, basta con le droghe. Me ne sono andato o non me ne sono andato? Potrei anche sbucare nell'ombra mentre dormi e farti fuori. Allora siamo in affari? Beh, in questo caso... Devo ammettere che me l'hai proprio fatta, cretino. Questa volta l'hai vinta tu. Direi che siamo in affari, allora. Grazie. È stato come rubare una sigaretta a un bambino. Beh, vieni qui, vecchio mio, che ti faccio fare un giro per il castello. Sai, questo posto cade a pezzi, come la tua schiena, immagino. Ma sai che ti dico? Visto che mi stai particolarmente sul cazzo, ti farò dormire nella torre più merdosa di tutta l'Inghilterra. Sei contento? Certo che parli un sacco, mi stai già sul culo. Mio nonno diceva sempre, meglio una canna oggi che zero domani. Che palle le scale, prima vivevo nella foresta, non ce ne avevo. Volevo andare a pescare. Ah, se questa non è sfiga, allora io sono family friendly. Questa torre c'ha più buchi di un punk a un concerto rock. E si tiene su con lo sputo. Sei tu che hai voluto entrare in affari con quel tizio? Sì, ma ero fatto, ero totalmente incapace di intendere e volere. Dovevi distruggere la concorrenza e invece ti sei fregato da solo. È sempre divertente quando succede agli altri. Chi cazzo sei e idea di chi ora sono? Sono Don Pirlade, Don Pirlade! Scemo, scemo, scemo dal buco del cul, vaffanculo, vaffanculo. Un altro camorrista, eh? Non posso continuamente imbattermi in altri camorristi. Di questo passo non riuscirò mai a creare il mio impero della droga. Anacleto? Ti dispiace andare a vedere che succede? Abocchine mammata! Su, Anacleto, non c'è bisogno di essere così volgare con me, andiamo! No! Vaffanculo! Anacleto! Guarda che ti posso infilare questo bastone nel culo! No, no, non lo farai! Oh, sta pur certo che lo farò, parola mia! Va bene, non lo fare però! Dopo quella prima volta, questa minaccia funziona sempre! Pirlade! Oh, Pirlade! Come stai, vecchio mio? Grandi notizie, Ettore, grandi notizie! Beh, siediti, fa come se fossi a casa mia. Ci sarà un grande rave il giorno di Capodanno. Tutti gli spacciatori e trafficanti saranno invitati. Ma questa non è una novità. Ma non è questa la parte migliore della faccenda. Sarà un tutti contro tutti e chi vincerà diventerà il gran boss. Stai dicendo che diventerebbe il gran boss di tutta la camorra? Gran boss di tutta la camorra! Caio, hai sentito? Ma noi siamo in Inghilterra e la camorra è in Italia. Sì, ma lascia perdere questi buchi di sceneggiatura. Quello che conta è che tu diventi il gran boss, così io potrò espandere la mia attività. Che cosa ne dici? Sì, perché no? Perché no? E tu, Ebola, andrai con lui.
Orsa Rettore, ma dite davvero? Ma certo, figliolo, gli farai da pulisci stivali. Orsa Rettore, sono così felice che... Spero seriamente che sia morto. Ed ora ubriachiamoci come solo noi sappiamo fare. Ben detto, Ettore! E wiwa! E wiwa! E wiwa! Anacleto? Anacleto, ho un vuoto di memoria. L'ultima cosa che ricordo è che ieri notte stavo pippando. Hai confuso le bustine, poi ti sei fatto di Rufus e poi hai dato una festa, come al solito. Oh, questo spiega molte cose. Non ricordi neanche una certa Claudia? Claudia? Non mi pare. Come cazzo hai fatto a dimenticarla? Ehi, facci piano, ero molto fatto. Se vuoi diventare un boss, devi imparare a cavalcare un cavallo prima di un unicorno arcobaleno. Mi hai appena fatto un peto in faccia? Ti odio, figlio! Guarda che bel secchio che ho trovato. È perfetto per nascondere la tua orrenda faccia di merda. Avresti dovuto evitare di fare a botte in quel vicolo. Non avrei mai pensato di dirlo, ma quanto è bello vedere i giovani d'oggi che si rovinano. Esatto, ed Ebola ne va pazzo. Già. Quel ragazzo ha proprio il fisico da spacciatore. Già me lo immagino nei parcheggi e nei cortili delle scuole. Basta solo la giusta motivazione e un po' di allenamento e diventerà il migliore. E come pensi di agire? Oh, io ho intenzione di addestrarlo al meglio per questo lavoro. Gli insegnerò tutti i trucchi del mestiere. Vedrai. Dunque, ragazzo, se vuoi diventare il mio corriere personale, devi imparare le tre basi fondamentali. Astuzia, agilità e destrezza. Oh, non vedo l'ora di cominciare. Prenderò bastonate in faccia tutti gli sbirri che incontrerò. Ah sì, eh? Ma se tu lo facessi, sicuramente inizierebbero a inseguirti. Sì, hai ragione. In realtà non sono un grande atleta. Guarda qui, visto? Ci ho messo mezz'ora soltanto per fare un saltino. Oh, ma hai centrato l'obiettivo della lezione di oggi, mio caro ragazzo. Ti insegnerò a scappare dalla polizia. In natura ci sono molti predatori e i pulotti sono i predatori naturali degli spacciatori. Quindi tu puoi insegnarmi come scappare da loro? Ma insomma, sono o non sono un esperto? E poi ci facciamo un tiro, vero? Se supererai questa prova, allora potremmo farci una bella cannetta. Se la metti così, allora affare fatto. D'accordo, allora ti trasformerò in un pesce, così ti insegnerò a Anacleto, cos'è che dovevo insegnare oggi a Debola? Cosa dovevi insegnargli che il fumo uccide? Ma no, la lezione di oggi! Mi pare che dovevi insegnargli l'astuzia per scappare dai pulotti. E adesso mi siedo qui, così potrò vedervi fallire miseramente. Oggi è un po' scorbutico perché la tipa con cui si sente lo ha frinzonato. Allora deve succedere spesso. Oh sì, ha voglia. Buona questa, ah sì. Che cosa? D'accordo, ragazzo, cominciamo. Aquarius Aquaticus di Ganja Digitorium. Eccoci qua. Ah, mi spieghi perché cacchio ti sei infilato nella sabbia? Pensavo di essere uno struzzo. Ah, dannazione, abbiamo molta strada da fare. Dunque, ora che sei un pesce, possiedi il fosforo che a quanto si dice rende intelligente. Devi sfruttare questa tua intelligenza per sfuggire alla polizia. Dunque, quando spacci devi cercare di non dare nell'occhio. Non devi esporti eccessivamente o rischierai di essere beccato. Adesso fai come faccio io. Dest, sinist. Dest, sinist. Un, due. Corri lì, poi vai qui. Dalla pula puoi scappar. Parrucchier o barbier.
il tuo aspetto puoi cambiar. La carta di identità deve essere tua. Non rubata? Sì, sì. Quello lassù. Pippa di più? Può essere. Ma se continua... Poi cadrà. Giù? Esatto, sì. Corri e vai, non voltarti mai. Riuscirai poi a scampar. Salta qua, non ti fermare. Ho mangiato un insetto, pensavo fosse una pasticca. Cosa? Ma che cavolo, sei già in crisi d'astinenza? Forza, continuiamo la nostra canzoncina. Ma non sto imparando praticamente niente. Sì, eh? Ah, non ti basta la teoria? D'accordo, allora facciamo un po' di pratica qui. Coraggio. Senza parkour dura di più la strada che tu devi fare. Ah sì? Già, con astuzia ed agilità in un tombino ti puoi infilar. La macchina senza targa potrebbe essere un problema. E se ti fermano scoprirai che la patente non riavrai. Dun dun dun, dun dun dun. Dun 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 dun. Torniamo da quelle alghe laggiù. Hanno un effetto narcolettico. Madonna, che faccia da cool. È vero. Corri lì, poi gira qui, salta qua, non ti fermare, dalla pula puoi scappar. Ma lasciami, porca puttana! Ma che cazzo di problemi hai? Chi, io? Oh, ma guarda, non è il caso di attaccar briga con Kermit. Salve! Molto spesso ti capiterà di dover fare a pugni, perché la gente cercherà di rubarti la droga che vendi, perciò cerca di evitare gli scontri. E sempre le spalle ti dovrai guardare, e anche tu ti accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti malmenar dovrai il cervello adoperar. Perché per strada ben si sa, il pesciolino in galera va. Corri e vai, non voltarti mai, dalle gang tu puoi scappare. Porca puttana! Aiuto! Miseria, Loida schifosa! Direi che è capitato al momento giusto, puoi fare pratica con lui. Ma che cazzo dici, Merlì? Immagina che sia uno sbirro pronto a portarti dentro! Ingegnati e fottilo! Ben fatto, ragazzo! Besciotto... It's time to die. Surprise, motherfucker! E quindi mi sono salvato. Avreste dovuto vedere come gli ho spaccato la faccia a suon di pugni a quello stronzone. Io sono un nuovo supereroe, l'uomo secchio. Porca puttana, Caio, ma che cazzo c'hai in testa? È un cappello all'ultima moda, Ebola, esattamente come il mio. Ne voglio uno anch'io adesso. E invece ti farò uno sguardo da pirata. Se vuoi continuare a lavorare per me, dovrai fare tutto quello che ti dico. E ora vai a pulire la cucina di metanfetamine. Ieri sera il nostro cuoco ha dato un festino. Dovrò farlo sparire. Me tocca nettare la teia, parlo oltre al Veneto. Romano, napoletan, questo è il mio siciliano. Oh, sei tu, Merlino? Sì, esatto. Senti, figliolo, hai mai...
pensato di spacciare nelle scuole? No, non ci ho mai pensato. D'accordo, lasciamo stare. Nascondere una piccola quantità di droga non è una cosa facile come sembra. La nostra prossima lezione riguarda l'agilità, che non c'entra assolutamente niente con questa premessa. Diventeremo scoiattoli! Scoiattoli parlanti! Canteremo una bella canzoncina, se ti va. No, meglio di no. Immagino che la mia voce ti intimorisca. Vero? Ma no, vai tranquillo, non è per questo, è che mi hanno dato da pulire tutto questo puttanaio. Per 100 canne da zucchero, questo posto è un casino. Bene, utilizzerò il vecchio trucco di Topolino nell'apprendista stregone. Spero di non allagare tutto. E uno, e due, e tre, e quattro. Diventeranno più lucide delle mie palle il giorno della ceretta. Sì, ma mi slordano tutto. Senti, ragazzo, non lamentarti e balla con me. Sniffare queste bolle mi sta facendo sballare. Anche le scope sono strafatte. Lascia perdere gli scoiattoli, andiamo a produrre un po' di droga. Minchia vuole adesso? Caio, ma che cazzo fai? Oh, sta fermo, coglione! Dunque, parla, che cosa vuoi, vecchia pazza? Sono scesa in cucina per preparare il nuovo carico di metanfetamine, ma c'è un bordello! Beh, questo non va bene per niente. Coraggio, Caio, andiamo a sistemare questa faccenda. Arrivo, papà! Verso l'infinito e oltre! Per 1000 canne fumarie! Se mia madre vedesse questa scena, gli verrebbe un infarto! Coraggio, Caio! Fermiamo questa follia! Cazzo! Prendete questo, e questo, e quest'altro! Piatti di merda! Oh, dannato servizio di mia nonna! Carico! Morirà affogato! Oh, vi prego, uccidetemi! Cazzo! Aia, aia! Il cuoio! Oh, mannaggia il cazzo! Io sto vedendo i draghi! Alaganja! Oh, e così hai cercato di farmi un bagno, eh? Stai dicendo che puzzo? Oh, questa me la pagherai. Sono un po' incastrato. Caio, aiutami. Sappi che la nostra collaborazione finisce qui. Collaborazione? Ma se finora non ho prodotto un cazzo per te? Non cercare di confondermi con i tuoi poteri malvagi. E poi Ebola lavora per me, è il mio spacciatore personale. Ascolta bene tu, devi smetterla di andare a farti le canne con quel vecchio di merda. Sei un mascalzone! Io ho un carico di metanfetamina da produrre entro domani e non tollero che qualcuno pulisca il posto mio. Quanto parla! Oh porcacchio, è scomparso! L'ha fatto di nuovo! Secondo me dovremmo farlo sparire davvero. No, figliolo, non puoi dire una cosa del genere. Potrebbe vendicarsi e rubare tutti i nostri spacciatori sparsi per la città. Shh, non possiamo permettere che questo accada, sarai rovinato. Io però voglio diventare lo spacciatore di Merlino. Perché? Perché non mi volete lasciar stare? A picciotto, tu sei in debito con noi. Tu lavori per noi, ma io voglio lavorare con Merlino, lui è l'unico che mi tratta bene. Non dire cazzate, stronzetto! Merlino mi fa fumare tutta la droga che voglio! Ora basta, mi hai rotto il cazzo, finché non mi chiederai scusa puoi scordarti la paghetta. Caio, da adesso il bong di Ebola sarà solo tuo.
Hai sentito? Ebola, adesso il bong sarà solo di Caio. Sì, sì, signore. Adesso mi farò una bella cornetta per festeggiare. Mi spiace, ragazzo. Mi spiace di aver rovinato tutto. So che quel bong significava tanto per te. Oh, non è colpa tua. Dovevo fare il mio lavoro. Oh, ormai è finita. Oh no, è appena cominciata! Abbiamo toccato il fondo, ma è tempo di puntare in alto! Ah, non lo so, Merlino. Ma allora sei una testa di cazzo! Svegliati fuori! La smetti di colpirmi? Se la smetti di essere depresso, chi lo sa? È tempo di metterci all'opera. Non vedo l'ora. Bene, questo è lo spirito! Ho già pronto un carico di metanfetamina. Ma non ho il mio bong. Dunque, questo è il mondo visto dai terrapiattisti. Come puoi vedere c'è poco spazio. Bene, lascia perdere. Noi dobbiamo espanderci e puntare a tutto il globo. Vedi quante terre emerse? Prova solo a immaginare. Centinaia di navi che portano le nostre droghe migliori. Oh cacchio, c'ho ancora lo svarione da ieri. Come pensi di mettere su questo impero da zero? Ma non eri un camorrista? Oh, certo che lo sono. O meglio, in futuro lo sarò. Questo mappamondo è molto pulito. E lo credo bene, l'ho pulito prima con la mia barba. Senti ragazzo, dobbiamo pensare in grande. Parlo di spacciatori dislocati in ogni singolo buco di culo del mondo. Che figata! Ma che cazzo, non puoi pensare di costruire un impero della droga così dal nulla? Prima dovresti arrangiarti con quello che hai e farti conoscere dagli camorristi già in circolazione. Nessuno ti prenderebbe mai sul serio se te ne andassi in giro a dire che sei il più grande camorrista del mondo. Cazzo, c'hai ragione! Quello stronzo di Don Ettore mi ha reso in faccia la prima volta che gli ho parlato. Beh, adesso mi siederò qui e penserò un modo per fargliela pagare a quello stronzo con i baffi. Ah, d'accordo, allora, stronzetto, adesso io ti insegnerò un paio di cosette. Sì, signore. Molto bene. Dunque, per prima cosa voglio che tu distrugga questi libri. Mi sembra un peccato. Dovrei strappare le pagine e rollare 100 miliardi di canne. Ma io sono a favore della cultura. Cosa? Ti sembrano libri di Harry Potter o Percy Jackson? No, signore. E allora che problema c'è? Ecco, io... No, lascia perdere, comincia a rollare i tacci. Mi è venuta un'idea, lancerò questo aereo kamikaze contro camera sua. Allahu Akbar! Oh no, se l'avessi urlato nel modo corretto avrebbe funzionato. Ho appena trovato una bustina di roba buonissima, mi sta facendo morire. Ho capito, sei tu che rubi tutte le mie droghe sperimentali, sei un malato, Anacleto. Hai finito di ridere come un coglione? Da adesso ti nasconderò tutti i campioni. Drogato! Con ti amo il bicchier. Brindiamo al futuro radioso davvero. I nostri due regni uniti saranno. Bo. Prendiamo un altro anno di guadagni come questo, dico bene, Caio? Don Caio, mi hanno fatto camorrista. Questo è parlare, ragazzo mio, tu sì che sei un vincente. A Don Caio e chissà, al futuro boss di tutta la camorra. Che schifo il succo di frutta. Oh, merda. Chi è che ha scorreggiato? Don Ettore! Ancora? Ho visto un mostro! Era brutto, deforme, aveva un lungo naso! Beh, ma forse ti sei solo guardata allo specchio. Non posso restare in questa gabbia di matti. Ebola, preparati! Mi preparo per cosa? Andare a cagare? Scherzo, verrai a Londra. Oh, Sir Ettore, sono così felice di tenerci con Romania! Gandalf, volevo dire Merlino! Don Merlino!
Merlino, guarda, mi sono rimpicciolito. Oh, ce l'avevi quasi fatta. Quanta droga hai venduto oggi? Non stiamo guadagnando abbastanza, dobbiamo aumentare la produttività. Ma guarda quanto è grande il mio maglione. Non me ne frega un cazzo del tuo maglione, Ebola, voglio i miei soldi. I soldi che mi hai promesso. Stupido ragazzo. Vai a Londra, non è vero? Dovevo aspettarmelo che mi avresti tradito con Don Ettore. Congratulazioni, maledetto! Ma che cosa vuoi da me? Io sono soltanto un ragazzo. Tu... a te non te ne frega niente di me. Io finalmente posso essere un pusher. Ora basta, mi hai rotto i coglioni. Tu devi lavorare per me. Giamaica, arrivo! Dove sta andando? In Giamaica, suppongo. E cos'è? Oh, solo un posto dove se ti droghi diventi ricco e famoso. Se la caverà, vero? Che ne so? Chi ne sa niente? Per il gran boss del cartello si dia inizio al raid! Ti faccio sparire, connuto! Io ti ammazzo! Io ti affretto! Io ti butto il cavallo! E adesso il duello verbale. Ti strappo le palle, mi ci rollo una canna! Canna! Io ti faccio canna. Compagnia di messo. Oh no! Caio! Che minchia vuoi? Oh, ho dimenticato la tua canna! Dimenticato la mia canna? L'ho lasciata allo strip club. Brutto, piccolo, deficiente fattone. Vieni qua. Oh! Guarda che casino che c'è. Qualcuno poteva farsi male. Apritemi, apritemi. Per favore, apritemi. È inutile, ragazzo. Sono andati tutti al rave. Oh, che casino. Caio deve avere una canna. Guarda, ragazzo, guarda, là, vicino a quel parcheggio! Una canna! Oh, Anacleto, guarda, una canna! Temo che non sarà facile fumarla tutta. Oh, guarda, attento, ragazzo! Addirittura i cori celesti! Che importa, a me serve questa canna! Sentito delle sirene, meglio scappare! Il prossimo sei tu, Caio. Comincia a prepararti. Caio! Eccoti la canna! Madonna, ma è gigantesca! Ho voglia di fumarla. C'è scritto qualcosa. Chiunque estrarrà questa canna da... Oh, ma è la canna nella roccia! La canna dalla roccia? Ma non è possibile! Ma guardate! È la canna prodigiosa! Fermi tutti! Qualcuno ha estratto la canna dalla roccia! Chi te l'ha venduta? Io l'ho tirata fuori da un'incudine che stava in una roccia vicino a un parcheggio! Secondo me ci sei fatto un tiro! Ti stai prendendo gioco di noi? Di' la verità! Ma è proprio così, Don Ettore! Non dire cazzate, lo vedrò con i miei occhi! Avanti, torniamo tutti alla roccia! Ecco qui, ragazzo! Facci vedere il miracolo! Ehi, un momento! Ehi! Scommetto che è tipo il martello di Thor, solo il più degno può... Forza, Caio! Tu sei degno! Ci vuole solo un po' di polvere magica! Fate trovare anche me! Io! Scherzati, stai! Questo non è giusto! Io propongo di far provare il ragazzo! È quello che penso anch'io! Diamogli una possibilità! Poi me la passi, eh? Questa, qui
Questo è un miracolo voluto dal dio Snoop Dogg. Questo picciotto è il nostro boss. Per mille strisce di coca. Come si chiama il ragazzo? Ebola. No, volevo dire Arturo. Viva il boss Arturo! Culo a tamburo! Viva il boss Arturo! Culo a tamburo! Se Merlino lo vedesse! Oh, mi perdoni, sua eccellenza! Oh, peccato! Che leccaculo che sei! Caio, inchinati davanti al tuo boss! Viva il boss Arturo! Culo a tamburo! Così finalmente, in quell'Inghilterra italianizzata, il prodigio si avverò. E da allora cominciò il regno del crimine del gran boss Arturo, culo a tamburo. Io non posso fare il boss, Anacleto. Ho rischiato la vita un fottio di volte. Sì, però sei stato tu a scegliere questa strada, ragazzo. Sai che c'è? Ho cambiato idea. Aveva ragione mia madre. Ma che cazzo dici? Tu sei orfano. Allora scapperò via. La camorra si troverà qualcun altro. Viva il boss Arturo! Culo a tamburo! Lì ci sono solo spacciatori, prova da quella parte. Viva il boss Arturo! Culo a tamburo! Ma non hanno un cazzo da fare. È stato tutto un errore, non voglio più questa vita! Merlino! Merlino! Oh, Merlino, ma come cazzo ti sei conciato? Visto che mi mancava uno spacciatore, mi sono camuffato e ho venduto i funghetti ai bambini. E credimi, nessuno sospetta di me. Sono il mafioso più geniale del mondo! Alla ganja! Merlino, mentre eri via sono diventato il gran boss. Finalmente ha il potere della fattanza e non lo vuole. Oh, perfetto, lavoro di squadra. Tu amministri e io prendo i soldi, così avrai le mani pulite. Mica tanto. Vuoi che ti infili il bastone nel culo? Oh no, il mio culo a tamburo. Oh, ragazzo mio, tu mi farai diventare ricco. Costruirò un impero senza precedenti. Per prima cosa ci serve un IBAN in comune. E come funziona? Ecco. Praticamente abbiamo un conto corrente in comune. Ma tu non hai il PIN. Ho sentito che c'è un nuovo gran boss in città, Fatton? Fatton? Tu, io, sesso, ora! E dimmi, perché dovrei concedermi, Merlino? Perché ora sono io il gran boss! D'accordo, andiamo fuori da coglioni per piacere! Ma prima sballiamoci un po'. Porca puttana, che botta! Vedo i draghi! Una capra? Che parla?